Presidente, io ho ascoltato attentamente quello che ha detto il collega Fiano e seppur nella logica parlamentare ha senso il concetto che la maggioranza faccia meno interventi dell'opposizione, qua non stiamo parlando di una normale legge, parliamo della riforma della Costituzione. I padri costituenti, collega Fiano, ci misero 8 mesi a scrivere la Costituzione con un enorme dibattito e mi viene da dire che probabilmente c'era anche uno spessore morale più alto rispetto a questa Camera. Voi invece pensate di rivedere la Costituzione non parlandone e parlando semplicemente di ciò che vi fa comodo, ma noi perché vi chiediamo di parlare? Perché quello che votate non riuscite a sostenerlo di fronte al fatto che la campagna mediatica che fate è all'opposto di quello che votate. Se ci fosse coerenza tra il voto e quello che dite, non ci sarebbe bisogno di parlarne, ma siccome fate l'opposto, vi chiediamo di spiegare agli italiani, oltre che a noi, perché dite di voler dimezzare i parlamentari e invece, ad esempio, votate contro. Questa è la logica del dibattito parlamentare. Se non avete il coraggio di sostenere le vostre scelte col voto, e allora è per questo motivo che state zitti. Invece vorremmo che parlaste e ci spiegaste le scelte che fate. Grazie. Grazie, è scritto a parlare a titolo personale l'onorevole.